L'Istat ormai da oltre un decennio raccoglie ogni anno informazioni statistiche armonizzate su base europea, quindi comparabili con altre economie avanzate, sull'impiego dell'ICT da parte delle imprese, degli individui e delle famiglie, con diverse rilevazioni, in particolare due rilevazioni molto ampie, per le imprese attraverso un'indagine ad hoc su un campione di circa 20.000 aziende e per gli individui e le famiglie attraverso un modulo dedicato dell'indagine multiscopo aspetti della vita quotidiana che è condotta su un campione di circa 20.000 famiglie e 50.000 individui. Quindi una grande rilevazione che in particolare consente di associare le caratteristiche dell'utilizzo di internet e delle tecnologie con diversi altri aspetti comportamentali, oltre che con aspetti relativi alle caratteristiche socio-economiche degli individui e delle famiglie. In particolare, come noto, siamo lontani dai traguardi stabiliti dal programma Europa 2020, che prevede per il 2020 l'obiettivo che il 40% della popolazione di età tra i 30 e i 34 anni abbia un diploma terziario, quindi universitario. Siamo al 22,4% ad oggi, contro un valore di circa il 37% per l'insieme dei paesi europei, dei 28 paesi dell'Unione Europea. E analogamente, sul versante dell'utilizzo di internet, le nostre informazioni ci consentono di verificare che negli ultimi tre mesi la quota di persone tra i 16 e i 74 anni che avevano utilizzato internet è pari al 58% rispetto al 75% che è registrato nell'Unione Europea a 28 paesi. E tuttavia vorrei segnalare che questa ultima informazione è comunque migliorata molto negli ultimi anni, a testimonianza del fatto che su questo tema dell'utilizzo delle tecnologie si possono avere anche dei miglioramenti importanti in poco tempo, che è un elemento ben importante da sottolineare e che ci deve rendere pienamente responsabili delle azioni da intraprendere per allinearci a migliorare le nostre posizioni. L'ultimo indicatore di traffico, sia nelle rete fisiche che quelle mobili, è una cosa interessante che si diceva recentemente, che sottolineo soprattutto gli operatori mobili, è che quando lo stesso utente, la stessa SIM passa da un terminale con certe capacità a un terminale con capacità superiori, il suo volume di traffico cresce notevolmente in maniera impetuosa. Quindi un'altra riflessione da mettere nel nostro carriere è quella che quando l'utente ha la possibilità di accedere a velocità maggiori, anche il volume di traffico che sviluppa diventa in maniera spontanea, quasi naturale, diventa più vantaggio. La banda larga troppo non dipenderà solamente dai comportamenti culturali del cittadino, ma dipenderà anche dai comportamenti non culturali, ma dai comportamenti tra virgolette delle macchine, perché è sempre più diffusa ed è nei fatti. L'attenzione alla cosiddetta machine to machine, oppure all'internet delle cose, cioè sono tutte cose che sembrano lontane quando uno le racconta le prime volte, però poi arrivano anche in tempi molto più rapidi, come si diceva prima. Quindi al comportamento dell'utente, quindi al digital divide culturale che potrebbe esserci in Italia, potrebbe esserci una risposta che arriva in parallelo anche dal fatto che dispositivi verranno inevitabilmente nelle nostre case, nelle nostre auto, nelle reti energetiche, dappertutto, nelle sette smart city, però parliamo di cose che nei fatti già ci sono, ecco, quindi richiamerei sul fatto che non sto parlando di scenari
del 2030, adesso parlando di scenari che già prima del 2020 diventeranno molto consistenti. È un elemento, quello dell'evoluzione dei dispositivi, che non può essere sottaciuto nel fare strategie, politiche, regolazione, eccetera. Quindi quello che andiamo a valutare, bisogna tenere presente questa cosa. In Italia, quando si parlava, bisognava parlare appunto di uso raffinato, uso sofisticato della rete, sia per esempio a esercizi come l'acquisto di ordini per il servizio online, quindi all'e-commerce, e in queste cose purtroppo in questi aspetti vediamo che il gap dell'Italia rispetto a molti altri paesi si è andato ampliato piuttosto per il decennio. Cristina Freguia, direttore delle statistiche socio-economiche del Dipartimento delle statistiche sociali e ambientali. A lei chiedo se è giusto in qualche modo sottolineare tre punti essenziali delle conclusioni, vale a dire le interpolazioni rispetto alla fruizione culturale e a tutto quello che implica questo, alla questione di genere e soprattutto ai numeri che sono usciti rispetto alla popolazione che non utilizza internet. Bene, intanto diciamo che c'è un forte rapporto fra l'utilizzo di internet e la partecipazione, la fruizione culturale. La socializzazione primaria non è più appannaggio esclusivo dei tradizionali canali di trasmissione della cultura di massa. Internet effettivamente dà la possibilità anche a persone, ad esempio, che non si recano affatto al cinema o che non leggono i quotidiani, di appunto utilizzare invece questo nuovo strumento, queste nuove tecnologie per poter accedere a questo tipo di intrattenimento. Tra l'altro fruizione culturale, cioè la fruizione di internet, consente anche un recupero di alcuni gap sia di genere sia di collegate ad altre caratteristiche socio-economiche, addirittura in particolare quello del titolo di studio. Infatti osserviamo che tra gli utenti di internet, tra gli utenti forti di internet, le persone con basso titolo di studio recuperano moltissimo la possibilità appunto di accedere agli intrattenimenti o comunque appunto a una fruizione di tipo culturale. Quindi ha proprio un ruolo in qualche modo di spinta alla cultura e quindi una capacità di riequilibrare delle forti differenziazioni che si osservano nella popolazione in generale. Possiamo dire che ci può essere un'autoformazione rispetto anche professionale con l'uso di internet dei vostri dati? Certo, internet, diciamo, si fanno moltissime cose con internet, delle competenze più di base, quindi dal mandare un'email, da utilizzare un motore di ricerca per informarsi, ma anche la formazione può essere acceduta attraverso questo strumento, quindi sicuramente ha un ruolo fondamentale nella società contemporanea e quindi bisogna prestare particolare attenzione a coloro che sono completamente esclusi da questi strumenti e non in Italia, come sappiamo, non sono pochi, siamo piuttosto indietro. Sì. E quello che ci preoccupa di più sono quel segmento di popolazione giovane che non utilizza questo strumento, non si collega mai ad internet, non ha la possibilità appunto di farlo e soprattutto quando non ha possibilità di farlo all'interno della famiglia perché i suoi genitori altrettanto non hanno, diciamo, competenze di questo tipo, quindi sono individui evidentemente molto a rischio di esclusione sociale da questo punto di vista. Lei accennava anche al genere, in effetti il genere ritorna anche nel discorso della fruizione culturale perché tra la popolazione in complesso sono soprattutto gli uomini a
a intrattenersi di più all'esterno della famiglia, ma tra gli utenti forti di internet questo gap si colma e addirittura le donne sopravanzano, diciamo la quota di donne appunto, sì, che partecipa culturalmente sopravanza quella degli uomini. Quindi la donna, l'aspetto femminile, che traina in famiglia l'utilizzo del digitale? No, non si può dire così in assoluto, diciamo il ruolo dei genitori è comunque fondamentale, quindi l'uno o l'altro, ma insomma è importante che la famiglia disponga, diciamo, di un minimo di competenze anche per poi evidentemente introdurre i figli a questo importante, sì, strumento di socializzazione. Abbiamo condotto in effetti un'analisi accurata sul appunto questo segmento di popolazione, quello dei non utenti, distinguendoli per fasce d'età, e ciascuno, diciamo, di ciascun segmento in funzione appunto della classe di età ha delle peculiarità rispetto appunto ai fattori che influenzano negativamente, diciamo, l'utilizzo di internet. In particolare tra i giovani fino a 34 anni, non essere utenti di internet rappresenta un elemento di un indicatore di esclusione sociale. In genere, infatti, questi ragazzi sono ragazzi che appartengono a famiglie disagiate o comunque con condizioni economiche difficili, con basso titolo di studio, in famiglie del sud, insomma, esposte a situazioni di disagio sociale e quindi non dotate e non particolarmente dotate sul piano culturale. Nelle fasce di età centrale, invece, quello che emerge diciamo come fattore è soprattutto la condizione, la professione, ovviamente ancora il titolo di studio, che rappresenta appunto la variabile più importante per spiegare questo tipo di comportamento, ma la condizione professionale, il tipo di professione, quindi un'esposizione, alla possibilità appunto di un utilizzo in internet nel mondo del lavoro, appunto è quello che spiega di più la distanza rispetto a questo nuovo strumento. Infine, per la popolazione anziana, insieme a altri fattori che sono appunto abbastanza trasversali per tutta la popolazione, però un elemento importante è la vitalità, come dire, la vitalità, sì, fisica, la vitalità, la partecipazione culturale, insomma gli anziani più sono attivi e meno, diciamo, rientrano fra questo tipo di non, cioè tra i non utenti. Quindi in conclusione possiamo dire che il non utilizzo di internet può creare delle marginalizzazioni sociali. Certamente, certamente. Ormai la nostra società è una società che contempla l'utilizzo di questi strumenti come strumenti fondamentali sotto diversi profili, sotto molti profili della vita quotidiana, la socializzazione primaria, ma fino alla formazione o appunto addirittura l'ingresso nel mercato del lavoro, la capacità di districarsi appunto con la pubblica amministrazione, con le richieste della pubblica amministrazione, e quindi evidentemente rappresenta un elemento fondamentale per l'inclusione sociale dei cittadini. Grazie mille. A lei. Questa mattinata ha partecipato anche Davide Bennato, per cui ovviamente direi che è impossibile non chiedere a lui un parere su questi dati. Dunque, i risultati sono stati piuttosto interessanti, diciamo che per dare un resoconto che sia il più sistematico possibile possiamo dividere i ragionamenti in una pars construens e una pars destruens. Sì. Dunque, la pars construens sicuramente sono stati interessanti, danno molte informazioni su come sta andando lo sviluppo di internet in Italia, di cui ovviamente è da un po' di tempo che si sa ci sono dei ritardi, ma sono dei ritardi che sono una via di mezzo fra ritardi culturali e ritardi strutturali. C'è un interesse notevole nei confronti dell'utilizzo della rete, anche non necessariamente legata alle competenze, diciamo così, più comunicative come i social network, ma anche ad altre forme di offerta, soprattutto per quanto riguarda la pubblica amministrazione, e quindi in questo senso bisogna sempre di più pensare alla possibilità che questi strumenti siano sempre più accessibili. Questo per quanto riguarda la pars construens. È anche molto interessante, per esempio, l'analisi che è stata fatta rispetto ai consumi culturali
è l'utilizzo della rete, cioè praticamente si può dire per certi versi, diciamo così, forzando un po' il ragionamento che è stato fatto, una specie di rapporto causa-effetto, cioè sia i consumi culturali danno una forza in più nell'utilizzo della rete, ma anche l'utilizzo sistematico della rete, quando si è forti utilizzatori, c'è un appiattimento dei gap per quanto riguarda i consumi culturali che potrebbero derivare da un basso titolo di studio o da un'età troppo alta. Infatti alcuni dati che emergono sono un utilizzo di opere cinematografiche, di opere letterarie da parte di chi non è mai abituato a questa tipologia di consumi, sì. Quindi questo è sicuramente un dato interessante, c'è un forte legame tra cultura, consumo e internet. Sì. Per quanto riguarda la pulse destruence, come diciamo così, questo ovviamente è un limite tipico di quando si fanno ricerche statistiche intensive su ampio spettro, è che molto spesso il volere ricondurre a variabili molto tradizionali, come è legittimo che si faccia in ambito di analisi statistica, si perde un po' ai processi nuovi, processi diversi, la novità di alcuni utilizzi della rete non banali, penso per esempio alla clip culture, cioè alla possibilità di conoscere i film tramite attraverso clip e non tramite attraverso un utilizzo sistematico della fruizione cinematografica, o la possibilità di accedere in maniera, diciamo così, un po' disordinata, rizomatica, alle opportunità permesse dai testi, quindi la possibilità di un enorme numero di testi della cultura occidentale che gravano in rete. Questo però ovviamente ci deve far riflettere non tanto sui limiti di questi studi, che sono importanti per fare il punto della situazione, ma soprattutto in che modo li possiamo portare a step forward, cioè un passo avanti, per cercare di comprendere meglio che la rete, come giustamente faceva riferimento Alberto Abruzzese, una delle persone chiamate per commentare questi dati, che la mutazione, il cambiamento non è solamente di tipo culturale, ma soprattutto antropologico, e quindi come tutti i cambiamenti antropologici ha bisogno di tempi lunghi. Ma tu pensi di utilizzarli da parte tua, questi dati? Sì, soprattutto rispetto ai miei corsi, perché secondo me avere un'istituzione così importante come Istat e dei dati così interessanti dal punto di vista del rapporto fra consumi, cultura e comunicazione sicuramente aprono anche la mente ai miei studenti di qualunque ordine e grado. E poi sicuramente anche un modo a me servono per riflettere in maniera non banale sull'utilizzo che faccio dei big data, cioè anche in ottica di big data, di cui, che è il tema che sto coltivando in questi ultimi, ormai negli ultimi mesi, secondo me dà anche delle indicazioni interessanti su come procedere avanti questa linea di ricerca. Bene, Davide, ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a te.